tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Allora, siamo praticamente a una buona metà di dicembre e quindi, visto che praticamente l'anno è quasi finito, volevo chiudere il progetto smaltimento make-up che avevo aperto. La playlist con tutti i video del progetto smaltimento make-up ve lo lascio tra le schede e nell'info box, e quindi fare un punto della situazione. Dopodiché chiudere questo progetto perché per il momento, visto la pandemia, io non mi sono più truccata. Già mi trucco poco di mio. Poi, con il fatto che non si esce praticamente quasi mai, quando si esce si indossa la mascherina, quindi rossetti assolutamente no, blush tanto non si vede, fondotinta idem. Quindi ecco, mi sono truccata praticamente per fare video e basta, un pochino di mascara, fine. Quindi volevo fare un punto della situazione, finire, stoppare, chiudere qua il video del progetto smaltimento make-up e casomai riaprirlo appena questo coronavirus se n'è andato. Allora, parto dai prodotti che ho finito. Il progetto prevedeva di terminare 20 prodotti in un anno, quindi appunto finire 20 prodotti make-up. Io non ci sono neanche andata vicina. Ero partita benissimo, avevo finito un sacco di cose e poi è scoppiato tutto il casino e quindi niente, fine. Parto dal primo prodotto finito. Chi ha seguito i miei video sa che io alla fine ho iniziato a odiare questo prodotto ed è il blush di Wet n Wild. Questo qua, che è un buon blush, mi è piaciuto, però era veramente infinito, quindi sono stata molto molto contenta di averlo terminato. Poi ho terminato anche due mascara. Uno è il Pupa Vamp, che mi è piaciuto, ma la confezione sporca tutto, non so perché. Comunque è un buon prodotto, è famosissimo, credo che l'abbiate provato un po' tutte, ma il mascara che ho preferito di più, che ho terminato, è questo qua di Ean Lux. È un mascara che a me è piaciuto tantissimo, soprattutto per lo scovolino, perché ha delle setole abbastanza durette che permettono di pettinare molto molto bene le ciglia e di separarle molto bene. Quindi questa confezione la terrò perché lo scovolino è molto comodo. Poi ho terminato due prodotti per le labbra. Una era la Pastello Neve, eccola qua, completamente terminata, ora non so, forse è sfilata, non si legge più, questa qua. E l'altra invece era una tinta labbra di Lush, nella colorazione non si legge nemmeno più, comunque non so neanche se continuano a produrle queste tinte labbra, comunque io l'ho terminata. E quindi niente, questi sono stati i prodotti che sono riuscita a finire, quindi 5 prodotti. Non sono neanche arrivata a metà. Ma vabbè. Allora, in questo video non vi mostro perché non ce l'ho qua a casa di me, l'ho lasciato a casa mia, ma sapevo che tanto non l'avrei utilizzato e quindi non li ho portati. Il fondotinta di Essence, il Fresh and Fit, mi sembra. Ho fatto un video su quel fondotinta, ve lo lascio tra le schede. Io lo adoro. La terra di Yves Rocher, anche quella non è finita, la matita cerosa per le labbra di Yves Rocher che non è finito, il mascara quello con le fibre di Essence che non è finito e il primer per il mascara sempre di Essence, anche quello che non è finito, ma non ho qua, non ve li posso mostrare. Allora, per quanto riguarda prodotti per le labbra, ho utilizzato moltissimo questo qua di Kate Moss, firmato Kate Moss, questo è quello che ne rimane. Quindi ne manca veramente poco, però non sono riuscita a terminarlo. Al di fuori del progetto smaltimento make-up, ho utilizzato un sacco questo qua di MAC, che praticamente anche questo si può dire che è quasi finito. Spero di riuscire a terminarlo, però comunque al limite vedrete queste cose nei prodotti terminati del mese. Poi c'era il Nabla Ombre Rose, anche qua. Anche questo ne ho utilizzato un bel po', è un rossetto che a me piace tantissimo. Avril è uno sono i miei rossetti preferiti, quelli di Avril, mi piacciono molto, sono biologici, hanno un buon profumo, hanno una buona resa sulle labbra e ve li straconsiglio. Hanno cambiato le formulazioni, ma comunque rimangono degli ottimi rossetti. Poi l'ultima superstite delle pastello labbra che avevo, e che però non ho ancora finito, ed è vino, un colore molto molto scuro. Poi il rossetto di Neo Bio Elegant Red, anche questo
n'è così, quindi sono comunque a buon punto, ma non li ho terminati. Forse dovevo concentrarmi più che altro su un solo rossetto, ma di questo periodo appunto li mettevo solamente per girare i video. Poi questa matita qua è la matita di Lavera, è praticamente rimasto uno sputacchio di matita. Credo di terminarla nel giro dell'anno, però ufficialmente non è ancora terminata, ma è ottima, ve la straconsiglio. È di Lavera ed è il numero 01. Poi, per quanto riguarda gli occhi, allora, due mascara. Questo qua di Douglas o Douglas, che non mi piace perché sa tantissimo di cioccolata, è una cosa che profuma di cioccolata sugli occhi, a me non piace. Comunque è il mascara che sto indossando adesso e credo che sia anche quasi terminato, ma era già secco praticamente quando l'ho aperto. Poi questo qua di Belle della linea Hypoallergenic, che è un buon mascara, a me piace, ve lo consiglio. Il pack non è un pack secondo me accattivante, ma il prodotto comunque è buono. Poi avevo due ombretti, uno è questo qua di Kiko ed è il Long Lasting Stick. Vi faccio vedere quanto ne è rimasto così che per me, cioè, sono stata bravissima perché l'ho utilizzato tantissimo, speravo di finirlo, ma poi alla fine non ci sono riuscita. Poi, questo ombretto qua di Essence di una vecchia collezione natalizia utilizzato, ma non c'è neanche il buchetto. Due matite nere, allora questa qua è di Astra, mentre questa è di Benecos, e anche qua sono stata abbastanza brava, ma ancora non sono riuscita a terminarla. Poi, correttore di Puro Bio in stick, buono, però ora inizia ad essere un pochino secchino per la mia pelle. Non so se io nel frattempo sono invecchiata, perché questa è nel progetto smaltimento make-up da un po', o se si sta seccando il prodotto, credo che sia un mix delle due cose. E poi il blush di Wycon, il numero 205, che è questo qua. Al di fuori di questo progetto make-up, smaltimento make-up, ho utilizzato molto, anche se non sono riuscita a finirlo, però ve li mostro perché li ho utilizzati veramente spessissimo, quindi meritano una menzione. Il correttore di Balea, il numero 01, che mi è piaciuto e mi sta piacendo e ve lo consiglio. No, non è 01, colorazione è 10, è molto chiaro, ce l'ho anche adesso per nascondere i brufolettini che mi vengono dopo aver fatto baffetti. Ma anche a voi vengono perché per me è una scocciatura incredibile. Poi l'illuminante, sempre della stessa linea natalizia di Essence, questo qua l'ho utilizzato un bel po', sono andate via le stelline qua in questo punto, ma niente, non c'è neanche il buchetto, ma l'ho utilizzato tanto. Questa è stata invece di Catrice l'unica cipria che ho utilizzato. Da quando è partito il progetto smaltimento make-up, praticamente io adoro questa cipria, ma non finisce mai. È peggio del blush di Wet n Wild che vi ho fatto vedere all'inizio. Ed infine il lip gloss di Benecos nella colorazione Kiss Me, che è un prodotto che vi consiglio perché ha un bel colore, bello pieno nonostante sia lucida labbra, buoni ingredienti e non è appiccicoso. Quindi questo è stato un po' il mio progetto smaltimento make-up, diciamo un po' fallito, non un po' fallito, però a mia discolpa posso dire che è stato un problema anche di pandemia, ma non credo sarei riuscita comunque a finire 20 prodotti, ma almeno una decina, sì, comunque vabbè, è andata così. Comunque io appunto decido di chiudere qua lo smaltimento make-up perché con questo casino che c'è in giro non riuscirei, tanto non mi trucco, quindi non riuscirei a finire granché. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!